Bentornati al nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Salutiamo Fausto Brogi. Buonasera, buonasera. Vice Marconi, eletto. A ridargli questo vice. No, non ci tengo, non ci tengo. No, assolutamente. Sarà contento il nostro Marconi. Sì. Allora, che poi lui è andato in gita, non lo so mica dove. Allora, quando lui va in gita va benissimo fare un certo il vice. Livello, capisci? Mica okay, come noi che siamo qui. Dietro ai cavallotti fa bene a curare certi amicizie, insomma. Lui va in gita, noi invece inseguiamo i cavallotti. Noi siamo qui a correre dietro ai cavallotti. Tra l'altro che... abbiamo scoperto, visto quei termini che entrano nel linguaggio comune, che magari non è che li avevamo usati molto, sì, io sempre li avevo chiamati transenni l'altra volta. Vedo anche il comune cavallotto stradale, vedi, l'Accademia della Crusca ci insegna i termini giusti. Si è fatto gran parlare nei giorni scorsi del sottopassaggio di via Veneto, perché insomma hanno avuto l'idea, probabilmente è stato un errore di qualcuno, che non aveva fatto i conti col fatto che non poteva passare un disabile per evitare il passaggio delle biciclette, che passavano comunque. Adesso sono stati distanziati questi cavallotti, quindi non so come saranno. Secondo me questi cavallotti, personalmente mi sono fatto un'idea, che sono così disseminati in tutta qui via Romana, via Vittorio Veneto, sono tutti danneggiati, siamo venuti rotti qui per questo. Noi siamo in via Romana, ce l'eravamo occupati anche, eravamo credo vicino a Via Arno sì, mi ricordo, con Beppe Marconi. Si può dire che se la giunta precedente aveva così un po' la fissazione dei bidoni rossi, questa giunta è la giunta di questi cavallotti o transenne, chiamiamoli come volete, che sono stati messi in prossimità degli incroci per evitare i parcheggi. Giustamente, questo bisogna dire, giustamente. Perché impediscono la visuale, esatto, magari negli incroci. No, okay. Il problema è che poi vedete cosa succede, che la gente ci parcheggia lo stesso. Ci va addosso, li vengono sistematicamente sostituiti. Infatti mi ricordo che quando hai fatto il servizio con Marconi nella zona di Via Arno, ho fatto una scommessa virtuale con te, che mi ricordo, dico, quanto dureranno in Via Romana che l'hanno sostituiti stamani? Ecco, basta fare i conti, questo è rotto da almeno 20-30 giorni, anche il cartello indicatore qualcuno se l'è portato a casa, forse gli faceva comodo come posa cenere. Quindi hanno messo il cartello indicatore? Sì, c'era il cartello indicatore, ma... L'altra volta avevamo sollevato, perché è vero che è giusto per la visuale, però per chi arriva in motorino, in bicicletta, trovarsi davanti un ostacolo di questo tipo può essere anche pericoloso se non viene segnalato. Sì, esatto, ma qui probabilmente sono macchine alte, SUV o gente distratta che posteggia, magari anche qui sarebbe una zona dove assolutamente non si può posteggiare, ci sono le strisce pedonali, c'è la zebratura, ma magari hanno un'urgenza di fare un bancomat qui a Banca Etruria, fino almeno che il bancomat regolerà i soldi. Vedi, si parla sempre di Banca Etruria. Banca Etruria Arezzo purtroppo è un must. Esatto, no, però ecco, insomma, questi cavallotti che mi risulta, anche qui mi risulta che siano finiti al magazzino del comune, e purtroppo poi anche tutte le spese, le sostituzioni sono a spese di tutti i cittadini, quindi bisognerebbe trovare un giusto compromesso fra la maleducazione dei cittadini oppure incentivare i vigili a fare multe a tappeto. E purtroppo bisogna anche dire che le elezioni sono finite, quindi si spera che le prossime ci siano fra 4-5 anni alla scadenza naturale, quindi anche da parte dell'amministrazione ci vorrebbe un attimino più di coraggio a fare le multe a chi se le merita, giustamente, altrimenti non si può a spese di tutti sostituire i cavallotti a raffica, e poi ecco, in questo momento sono finiti, sono qui un relitto, un rottame, e parliamoci chiaro, sono anche un pericolo. Sì, direi proprio di sì, peraltro questo sta proprio rompendo. E ce lo segnalano anche in altre zone, via Trento Trieste. Siamo qui come luogo simbolico, vale per tutti, ce ne sono tantissimi, che poi l'hanno disseminati veramente. Sì. Un po' da tutte le parti, e allora che dobbiamo dire? Più cavallotti per tutti. Sì, più cavallotti per tutti. Un cavallo, insomma, ce l'hai a casa avuto... un cavallotto? Ora mi organizzerò dalla giunta delle rotonde, alla giunta dei bidoni, alla giunta dei cavallotti. Ad Arezzo non ci si fa mancare niente. Tranne che il lavoro, che magari, ecco, forse è mettere su un'aziendina che ripara i cavallotti, forse o sarebbe... O che li vende. Cavallottishop.it. Sarebbe un business. Bene, grazie a Fausto e alla prossima.